Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Durante la quarta puntata dell'Isola dei Famosi l'esito di una prova ha scatenato la bufera dei social che ha inveito contro la produzione per via di aver truccato il gioco. Ecco il video. Isola dei Famosi. La sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata nei migliori dei modi. A neanche due settimane dalla sua partenza sono tante le dinamiche che si sono svolte in questi giorni. Una su tutta è stata quella riguardante la nomination di Nicolas Vaporidis nei confronti di Clemente Russo e Laura Maddaloni, che hanno perso il televoto contro quella formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, finendo così alla Playa Sgamada. L'Isola dei Famosi, i social contro l'esito della prova libera. L'attore si è voluto scusare con i coniugi Russo, che hanno accusato l'attore di essere stato manipolato durante la nomination da Lori del Santo, che si dichiara ignara di tutto quello che è accaduto. Vaporidis è anche stato ripreso da Vladimir Luxuria, opinionista in studio, per averla appellata con sostantivi maschili invece di quelli femminili e quindi di non aver portato rispetto verso la sua persona come lui pretendeva poco prima. I social si sono infuriati nei confronti dell'attore per via di questa esternazione, ma quello che ha fatto ancora più rabbia ai telespettatori è stato l'esito della prova libera. L'Isola dei Famosi, prova truccata appunto durante il gioco, uno dei componenti delle coppie in gara, in questo caso tutti gli uomini, si sono messi alla prova in bilico su una pedana con una fune che gli traeva verso le loro spalle. A vincere la prova leader è stato Roger Baldwino, che ha di conseguenza ottenuto la collana da leader e l'immunità, che a sua volta è andata anche a Ilona Staller, con cui fa coppia all'interno del reality. Le critiche del web. Subito dopo la prova leader, sui social in molti hanno fatto notare come la pedana su cui era posto Roger non si inclinava come le altre, accusando la produzione di aver truccato il gioco per favorirgli la vittoria. Altri utenti, però, hanno fatto notare come la pedana si muoveva e si inclinava in base al movimento dei piedi e alla posizione delle gambe, e che la prova consisteva nel resistere con la forza a sostenere la fune che stringevano alle loro spalle. Al momento non c'è stata nessuna dichiarazione da parte della produzione, ma siamo certi che, visto la considerazione dei social e dell'attenzione degli opinionisti per il pubblico del web, nella prossima puntata verrà svelata la verità riguardo questa prova leader. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.